Ehi là ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati su SnowRunner. Ragazzi, allora, un camion si è perso. L'ho cercato dappertutto, in tutti i garage, depositi, niente, è sparito. Non so che fare. Questo mezzo qua non va bene. Non ha la trazione 4x4. Non riesco a farci nulla con questo. Quindi ho pensato che per ora è meglio venderlo. Alla fine comunque non ci vuole niente a eventualmente ricomprarlo se mai dovesse servire. Quindi per ora lo vendiamo. Lo vendiamo e andiamo a comprare quello che non si trova più. Andiamo a comprare proprio quello che non trovo. Questo. Segna che ne ho uno, ma non si trova. È sparito nel nulla da quando ho giocato in multicompodi. Non si è più trovato. Non so che fine ha fatto. Ora ne compro un altro. Non ho scelta. L'ho cercato dappertutto, non l'ho trovato, l'ho cercato in tutti i garage, nella mappa, dappertutto, non lo so dov'è. Poi può essere magari che chissà, magari c'è un punto strano che non conosco, ma io non l'ho trovato. Allora, vediamo un po' di potenziare il motore per quello che è possibile. Sospensioni, pneumatici, non abbiamo molta scelta purtroppo. Non abbiamo proprio scelta per quanto riguarda i pneumatici. Traino Nisba, blocco, questo già ce l'ha. Ruota di scorta Nisba, presa d'aria, ce la mettiamo, non si sa mai. Ci devo purtroppo mettere il 4x4, va pagato. Però almeno possiamo vendere questo che è rimasto uno in più. E poi mi serve purtroppo anche il cassone, va comprato di nuovo. Ok, e quindi abbiamo di nuovo il nostro mezzo doppio, non si sa che fine ha fatto l'altro. E vabbè, allora poi ragazzi, dunque, che cosa facciamo quest'oggi? L'ideale, ho pensato io, è sistemare un po' sta mappa, perché abbiamo non pochi problemi per via del fatto che mancano i ponti e queste belle cose qua. Quindi mancando ponti eccetera eccetera abbiamo anche delle difficoltà. La mia idea è quindi quella di andare a sistemare oggi un po' di problemi. Quindi diciamo che vorrei riparare qua. Questo ponte di montagna io lo vorrei riparare. Non ho bisogno di andare lì teoricamente per cominciare il lavoro. Basta che qua, ponte di montagna. Tecnicamente posso accettare la missione anche da qui, se non dico fesserie. Vabbè che tanto non è indispensabile. Consegna assi di metallo. Ecco, perfetto, so dove devo andare. So dove devo andare. Devo andare qui in città a prendere delle assi di metallo. Dopodiché le porto qua. E sblocchiamo sto ponte. Così poi da qui, insomma, devo sbloccare qui, perché se non sblocco sta mappa non riusciamo ad avanzare. Non riusciamo poi ad andare in giro con facilità. Allora, qui c'è poi anche un altro mezzo che però non ha neanche lui il 4x4, quindi al massimo lo possiamo sbloccare per, diciamo così, venderlo più che altro, perché non serve a granché. Allora, dunque. Quindi per ora la mia idea è questa e penso che voi, molti di voi, penso che approvano. Il fatto che, insomma, per ora penso che conviene sistemare un po' la mappa per poter andare in giro con facilità. Inutile andare in Alaska, ragazzi, perché in Alaska è praticamente quasi impossibile poter lavorare con questo mezzo qui, con queste gomme qui, che sono gomme da strada. Non vanno bene qui, figuratevi sulla neve o sul ghiaccio. Quindi l'Alaska per ora la possiamo lasciare lì dov'è, purtroppo, perché è impraticabile. Ora comunque vorrei fare una cosa. Vorrei fare una cosa. In pratica ho visto che ci sono per strada due punti di occultamento che potrei rimuovere se riesco. Così possiamo vedere nella mappa altri potenziamenti. Ovviamente i potenziamenti sono indispensabili, no? I potenziamenti sono indispensabili. Quindi, ecco, ci dirigiamo un attimo qui, poi si torna indietro. E poi la mia idea è quella di una bella domanda. Tecnicamente parlando, non so se è fattibile salire per di qua. Ma io diciamo che poi vorrei passare per di qua. Proviamo.
Allora, ragazzi, vi ripeto anche che mi potete trovare tutti i giorni, tranne il lunedì, in live su Twitch, link in descrizione. Quindi se vi va di venire a trovarmi in live. Ieri ad esempio ho portato SnowRunner per ben 3 ore in live nel pomeriggio. Io vado sempre il pomeriggio in live. Quindi se vi va di venire a trovarmi, mi fa piacere. E che altro, ragazzi? Ah sì, poi ho dato un'occhiata a quella questione del multiplayer che mi avete detto voi. Mi avete detto, Nick, che dovevi andare su gestione gruppo per abilitare il verricello tra giocatori. Ho trovato quella impostazione lì, l'ho trovata. Quindi vedremo la prossima volta. Ma dico vedremo perché se ho perso sto mezzo in multi l'altra volta non mi va di rischiare di nuovo di perderlo. È questo che mi spaventa mo a riprovare il multi, perché non lo so che fine ha fatto. Non so proprio che fine ha fatto. Ricordo che i mezzi per poterli utilizzare in multi vanno in pratica messi tipo in deposito. Ma io l'ho cercato nel deposito, non l'ho più trovato. Non so che fine ha fatto. Vabbè, comunque qui è un po' una strada schifosa, ma figuratevi con l'altro mezzo era impossibile passare per di qua. Comunque la missione della volta scorsa, cioè il carrellino dello scorso gameplay, no? Diciamo che mi sono ricordato che quella missione è molto difficile da completare. Quindi per ora il carrellino lasciamolo stare lì dov'è. Ah, accidenti, volevo tanto aggrapparmi a quello. Ma quantomeno avanziamo un po' per di qua. Ora forse riesco ad agganciarmi lì, perfetto. No, non mi piace per di qua. Ok. Vediamo quindi di sbloccare sto punto occultato, che magari becchiamo un bel... potenziamento in giro da sbloccare. Sto maledetto alberello qua per terra che rompe le scatole. Ci hanno messo gli alberelli qua per rompere le scatole. Ci stanno le anatre qua in giro, le sentiamo, eh? Mi ricorda The Hunter quando andava a caccia di anatre. Dai, raddrizziamoci. Mi sa che sto mezzo non è adatto per fare sto lavoro. Ma per fortuna che ci stanno un po' di alberelli qua e là che ci danno una mano. Porca miseria. Vai. Bene. Allora. E quantomeno arriviamo a sto punto qua e lo sblocchiamo. Ci siamo. Ci siamo. Bene, una torre d'osservazione è andata. Lui mi porta sempre su quel dannato ponte. Autocarro affondato. Questo è interessante. Non so se è una missione, ma credo di no, perché anche qua dice che è un autocarro. No, qui aspetta. No. Mi sa che quella è una missione, perché qua c'è il nome del mezzo, qua dice autocarro. E anche qui dice affondato. No, queste sono missioni, questa è una missione. Lasciamola stare lì dov'è. Allora, dirigiamoci quindi nell'altro punto di occultamento, già che è di strada, sperando che ci arrivo senza troppe difficoltà. E poi vediamo di riparare quel ponte lì. Ma non era un po' lontano, eh? C'è un bel po' di strada da fare, vero? A proposito, ma una cosa mi sto dimenticando. Che poi ci voglio nei blocchi di cemento. Ah, quelli ce li ho nel magazzino? Ah, sono qui nel magazzino, ok. Ah, ok. Quindi prima di tutto devo andare a prendere le assi di metallo. Ok, la missione non l'ho accettata, ma non fa niente. Tanto appena arrivo la accetto e consegno. Quindi andiamo a prendere però le assi di metallo. Va bene. Quindi poi i mattoni, vabbè, sono lì insomma, vicino al garage. Non ci vuole niente a prenderli. Vediamo un po'.
Ci dovrebbe stare una qualche tipo di strada qua. Un qualcosa qui che mi possa portare lì su. Eccola la strada, eccola qua. È un po' faticosa mi sa sta stradina, eh. Ma ce la possiamo fare. Ce la facciamo. Mettiamo rapporti bassi. Blocco differenziale attivo. Lo posso attivare il blocco differenziale solo con le marce basse, ma va bene. Allora, teoricamente parlando... Ah, va bene, la strada è questa. Eccola la strada, eccola qui, a sinistra. Non la vedevo. Poi che c'è sto cacchio di pezzo di legno qua in mezzo alle scatole. Vai. Dai, supera il legnetto. Ok. Mi sa che mi tocca rimettere il blocco differenziale e tutte queste belle cose. Che sennò di qua col cavolo salgo io. Vediamo come se la cava sto mezzo, raga. Ah, questo buono è come mezzo. Difatti a me è dispiaciuto che è sparito proprio lui. Che se spariva l'altro, chi se ne frega. Ma questo è buono. Per fortuna che l'altro... Comunque l'abbiamo venduto a un buon prezzo, eh. Vabbè, ma anche l'altro è buono. L'unico problema è che non c'è il 4x4. Quello è il problema. Senza 4x4 non si va da nessuna parte. Allora, siamo quasi arrivati al punto. Vediamo un po', dovrebbe... Oh, porca miseria. Dovrebbe sta qua il punto. Qualche piccola botta di lag ogni tanto. Ok, eccolo qua. Il punto che interessa a noi. Il punto che interessa a noi è qui. E sblocchiamo. Alleluia. Devo togliere sta cacchio di missione che rompe le scatole. Ok. Vediamo, ma in zona di verità io non vedo niente. No, non ce n'è potenziamenti, pare proprio di no. Va bene, allora ragazzi, andiamo in città a prendere sto carico di metallo lì, quello che è. Andiamo quindi qui a prendere il metallo, quello che era. E poi torniamo indietro e sistemiamo almeno un pezzo di ponte, perché sennò qua a fare le missioni è impossibile se non sistemo prima la città. Se non sistemo le strade non posso andare da nessuna parte, che sono strade tutte schifose. Forza compa, sali, sali, sali. Non è proprio l'ideale passare per di qua con lui, ma ce la possiamo fare. Non siamo mica in Alaska. Lì sì che è difficile. Osho. Osho, osho, osho. Piano, che qua è un po' brutto. Allora, ci rimettiamo. Porca miseria, mi stavo buttando di sotto. Ci rimettiamo in strada. Scendi. Oh, c'ho l'albero. Ok, non l'ho preso per miracolo. Ma lui ci tiene a me però. Non mi fa andare, porca miseria, l'albero. Vai, usciamo di qua. Non ci posso credere, sono rimasto impantanato con sto cacchio di albero. Ah, ok. Ma porca miseria, ma chi l'ha messa l'arretro? Ogni tanto mi cambia le marce qua quasi da solo. Allora, facciamo passare sta nottata che non si vede niente. Ok. Andiamo a prendere sta benedetta cosa qua, va. Vediamo un po' di caricare. Oh, che cacchio ho preso?
Vediamo un po' di caricare sto coso. Andiamo. Dunque, assi di metallo, proprio lui. Ok, dirigiamoci ragazzi quindi al ponte e lo ripariamo. Un'altra cosa che devo fare, già che torno indietro, è fare il pieno, che la stazione di servizio è qua dietro. Quindi andiamo un attimo alla stazione di servizio a prendere carburante e poi andiamo a consegnare sto carico qua di assi di metallo. Assolutamente devo riparare sti ponti, ste cose, così che quando poi facciamo le missioni possiamo prendere le strade migliori senza andare in giro per strade scomode e faticose. Allora, prima di tutto carburante, stazione, rifornimento fatto. Dirigiamoci quindi verso il garage per ora. Allora ragazzi, sto pensando a una cosa. Teoricamente, no, ci dobbiamo poi portare, che erano mattoni, non mi ricordo, blocchi di cemento. Ok, qui c'è un bel magazzino. Ho un'idea. Praticamente prendiamo quello, lo carichiamo, così faccio un unico viaggio. Inutile che facciamo avanti e indietro, no? Passiamo dal magazzino, prendiamo i blocchi, quello che è, portiamo tutto a destinazione e ce ne laviamo le mani. Allora, aspetta un attimo, compà. Vai un po' più avanti, collega rimorchio. Benissimo. Quindi, questa è l'idea. Per risparmiare del tempo e un po' di fatica, facciamo un unico viaggio. Dovremmo farcela, teoricamente la strada... Beh no, c'è un punto un po' schifoso. Però mo vediamo. Penso che volendo ce la possiamo fare. Male che va, mi faccio aiutare dalla Jeep. Avete visto che la Jeep sa il fatto suo, quindi... Allora, dai, compa, spingi. Spingi che andiamo a sistemare un ponte. Poi c'ho da sistemare il ponte di legno, c'ho da sistemare le linee cadute. Ne abbiamo ancora di cose da sistemare, un paio di punti occultamento ancora e sta mappa non mancano. Quindi diciamo pure che di cose da fare ne abbiamo non poche. Ai ai. Allora, ormai sta strada più o meno la sua memoria. L'ho affrontato un po' di volte. Allora, vediamo un po' di trovare sto magazzino, che non mi ricordo dov'è. Magazzino. E poi dal magazzino, diciamo che dal magazzino torniamo indietro. Siamo per di qua e arriviamo qua. Se tutto va bene dovremmo farcela senza grossi problemi. Ora però in realtà il magazzino è un po' lontano, è in punti schifosi, quindi è tutto da vedere. Ci dobbiamo provare e devo... Ora qui, comunque sia, c'è una strada brutta qua. Comunque sia, mo qui davanti c'è una strada che fa cagare proprio. Vediamo un po' se riusciamo a passare. Dai, non mollare. Meno male che almeno la salita la facciamo vuoti, dietro. Poi te voglio dopo, però. Vabbè, ma è meglio che mi porto dietro questo, perché guardate quanta strada che c'è da fare. Almeno faccio un unico viaggio. Dai, cipollino, non mi dire... Oh, diamine. Alla fine, a quanto pare, la zona brutta si trova proprio qua. C'è. Attiviamo tutto quello che abbiamo a disposizione. Tutto quello che abbiamo a nostra disposizione cercheremo di utilizzarlo. Ma aggancio subito e cerchiamo di passare anche in fretta.
Ok, dai, dai, resisti, resisti. Spingi, spingi, spingi. Devo riuscire ad avvicinarmi al prossimo palo. Dopodiché mi faccio tirare. Ancora un po'. Ancora un po'. Ancora un po'. Agganciati a quel palo. Non si aggancia mica a quello, eh. Eccolo là, finalmente. Beh, che non cambia niente. Avanti, dai. Non mi mollare proprio mo. Non mollare proprio mo. Eccola là che non avanza più. Aspetta. Forse ho trovato un punto dove c'è un po' di aderenza. Non c'è niente qua davanti dove agganciarmi. Oh, qualcosa qua c'è. È poco, ma è meglio di niente. Quel tanto che basta per tirarmi fuori. E mo me tira lui a me, però. Proviamo un po' a mollare il carico dietro, sperando che con un po' di peso in meno magari riesco ad avanzare. Mica tanto. Allora, ne stiamo pian pianino, raga, più o meno uscendo. Un po' a fatica. Ma purtroppo sta zona fa proprio schifo. Ok, ne siamo fuori. Siamo fuori, ho dovuto mollare un po' il carrellino perché quel peso lì comunque è un peso. Vediamo se riusciamo a toglierci da sto fango. Avanti, sali, sali, sali. Dai che tra un po' becco aderenza. Come no? Aspetta. È faticosissimo, eh. Se non c'è un po' di aderenza. Ok. Mo c'è pure una bella salita qua, ma prima facciamo passare un po' di tempo. Avanti. Allora, per ora me lo tiro così dietro che è meglio. Lo avviciniamo un po', così non sta troppo lontano. Bene. E anche male, che qua l'aderenza non ci sta. Proviamo a mollarlo. Me lo trascino magari dopo. Ok. No, lui no, lui no, lui no, lui no. Faticoso sto posto, eh. Tira, 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 tira. Tira. Tiralo, mamma mia, e che... perché non abbiamo le gomme da strada, e quello è il problema. Purtroppo non le abbiamo ancora sbloccate le gomme da fuoristrada, diciamo così. E questo ci penalizza un botto. Non avere delle gomme buone è un grosso problema. Questo è l'unico trucchetto che conosco per poter comunque salire. Me lo trascino un po' col verricello. Che non si avanza proprio, se no. Non è storia. Vai. Ok, tira, 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 tira. Dai, vabbè, dai. Ormai ce la famo. Ormai siamo quasi in cima. Ho affrontato di peggio. Vai. Va bene. Mo che non è poi così in salita, non abbiamo grossi problemi. Come no? Guarda là davanti.